Ciao a tutti, oggi prepareremo il frosting al mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono mascarpone, panna fresca, vanillina e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Vi ricordiamo che è fondamentale mettere la panna in congelatore 45 minuti prima di iniziare la ricetta. Posizioniamo all'interno del boccale la farfalla, versiamo la panna, chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby senza impostare il tempo a velocità 3,5. Lo fermeremo quando la panna sarà montata. Abbiamo fermato il bimby. La panna è perfettamente montata, mettiamola da parte in una ciotola capiente. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, abbiamo messo la panna in frigorifero momentaneamente, aggiungiamo lo zucchero e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Andiamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo la vanillina e il mascarpone. Azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 3. Nel frattempo abbiamo ripreso la panna dal frigo, trasferiamo il composto nella ciotola con la panna. Amalgamiamo delicatamente. Poniamola in frigo per 30 minuti prima di utilizzarla. Frosting al mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta!